E forse il giocatore più atteso del Pescara in questa stagione, Andrea Cocco, sembrava dovessi partire, almeno così dicevano i rumors di mercato. Resti e Pillon conta molto su di te. Ne ho letto di cotte e di crude. Io sinceramente ho sempre pensato ad allenarmi bene e ritrovare una forma fisica decente, perché prima sicuramente avevo tanti problemi, tanti piccoli problemi che mi portavo dietro dall'infortunio, e quindi io ho pensato sempre e solo a lavorare bene, senza avere intoppi, e quindi ho trovato una buona condizione fisica, di questo sono contento e basta. Hai detto ne ho sentite di cotte e di crude, ma c'è stata qualcosa che ti ha dato fastidio? No, sicuramente no, le voci del mercato esistono poi nel periodo estivo, però sicuramente io non sapevo nulla, quindi quello che leggevo e vedevo, ma ero all'oscuro di tutto. Io ripeto, mi concentravo solo ad allenarmi e a fare bene. Sabato si scende in campo, finalmente la gara di Cremona, potresti essere il titolare, l'attaccante titolare del Pescara Lozzini. Sì, finalmente scende in campo perché stava durando anche troppo, abbiamo iniziato molto prima, quindi siamo contenti di scendere in campo sabato, e poi la formazione sicuramente la decide dal mister, non la decido io e non la decidono i giornalisti, quindi aspetta al mister a decidere. Come ti senti? Innanzitutto sei arrivato per ultimo perché sei stato impegnato con la nazionale, sei pronto ovviamente a scendere in campo? Sì, ci siamo preparati al meglio questa settimana, ancora dobbiamo prepararci gli ultimi giorni per questa partita importante, vogliamo iniziare bene, andare a Cremona e cercare di vincere subito e iniziare con i 3 punti. Si è tornato a Pescara con quali motivazioni? Pensavi, speravi di tornare oppure era tuo desiderio provare a giocartela con l'Atalanta in Serie A? Ma con l'Atalanta abbiamo parlato dopo l'Europeo, abbiamo deciso che era meglio ancora, che non era ancora il momento di stare lì, e il Pescara è stata la squadra dove ho preferito venire dopo un anno dove mi sono trovato bene e sono contento di essere di nuovo qua. Dopo un europeo così comunque a livelli importanti spero di dare il mio contributo e fare rispetto all'anno scorso ancora meglio e giocarci magari nelle posizioni più alte questo campionato. Spero di dare il mio contributo segnando il più possibile, magari arrivare in doppia cifra, ma ora non voglio darmi ancora degli obiettivi, non vedo l'ora di iniziare e poi vedremo durante il campionato.